E lo saluto come rappresentante del Vescovo, che non ha potuto essere presente questa sera. Però, con Emilio, perdonami se dico che la provvidenza forse fa sì che... Monsignor Vicario Don Emilio Servitino, Reverendissimo Monsignor Don Carmelo Perrone, Don Agostino Tutta, Reverendissimi parroci dell'Unità Pastorale San Sosto e Petturuto, Reverende Suore, fedeli tutti, con grande piacere il Vicepresidente del Consiglio Pastorale di questa parrocchia porgo a tutti voi il mio saluto personale e quello del Consiglio stesso e quello degli affari economici, dell'azione cattolica, dei gruppi di preghiera di San Pio e della Madonna di Meggiugorje, del coro parrocchiale, dell'Associazione di Volontariato della Misericordia, dei catechisti e di tutti i cittadini di San Sosto, dei ministri straordinari dell'Eucaristia, dell'Associazione dei Servinuti. Vi ringrazio, reverendissimi parroci, per la visita che avete voluto riservare a noi in occasione della nomina del nuovo coparroco della parrocchia di Santa Caterina Vergine e Martire di San Sosto, Don Agostino Tutta, al quale porgiamo un sincero benvenuto nella terra della Madonna del Petturuto. La nostra comunità l'accoglie con grande gioia, caro Don Agostino, piena di fiducia e di speranza, come padre e come fratello in Cristo Gesù, come custode di fede, come sostenitore della crescita umana e spirituale di tutti noi. Già spira aria di novità che si esprime nella voglia della gente di stringersi intorno alla sua persona. Per le sue evidenti capacità e per il suo ruolo, lei, Don Agostino, si pone come un importante punto di riferimento, non solo per i fedeli di questa parrocchia, ma anche per quanti vogliono dimostrarle di essere pronti e disponibili a continuare a vivere, con coscienza e con responsabilità, il cammino di fede che il nostro amato e stimato Monsignor Don Carmelo Perrone ci ha sempre aiutato a percorrere con il suo impegno ecclesiale nell'espletamento della sua missione pastorale nella nostra parrocchia e nel nostro santuario. Noi l'accogliamo con lo stesso amore con cui voi sacerdoti consacrate la vostra vita a Cristo e guardiamo fiduciosi alla sua venuta a San Sosto, conoscendo la disponibilità con cui ha accettato la proposta di diventare guida della nostra comunità. Ringraziamo lo Spirito Santo e Sua Eccellenza il Vescovo, Monsignor Leonardo Bonanno, per il dono della presenza che ci ha fatto di Don Agostino fra noi, testimone del Vangelo e messaggero degli insegnamenti di Gesù, in un momento in cui la messe è molta, ma gli operai sono pochi. Siamo sicuri che egli saprà certamente mettersi al servizio della nostra comunità, per consolidarne la formazione umana e spirituale e per far nascere ancora di più nei giovani il desiderio di conoscenza e di approfondimento della parola di Dio. Siamo felici di avere un altro pastore che cammini con noi e che ci aiuti nel nostro stesso iter spirituale. Da parte nostra, caro Don Agostino, non le mancherà la nostra vicinanza, il nostro sostegno e soprattutto la nostra preghiera, in modo che lei possa essere pastore illuminato dallo Spirito Santo,
così da collaborare con Don Carmelo Perrone nella comune missione pastorale, con rinnovato impegno, energia ed entusiasmo. Con l'aiuto del Signore, grande ed unico Maestro, e sotto lo sguardo della Madonna del Certoluto, siamo sicuri che lei si legherà alla gente di San Sosto con benevolenza, con affetto e con sincera disponibilità. Tanti auguri, Don Agostino, a lei e ai suoi familiari. Vescovo assente per impegni improrogabili, il mio deferente saluto e la mia più viva gratitudine per questo incarico nella parrocchia di Santa Caterina Vergine e Martire di San Sosto, insieme al carissimo Monsignor Carmelo Perrone. Saluto e ringrazio il Vicario Generale della Diocesi, Monsignor Emilio Servidio, che presiede questa liturgia. Un saluto e un ringraziamento al segretario del Vescovo Don Davide Salvati, che sostituendo il cancelliere vescovile Don Antonio Fasano ha letto la bolla di nomina di questo mio nuovo incarico. Saluto affettuosamente i ministranti che hanno preparato con amore il servizio all'altare e il coro parrocchiale che ha animato questa solenne concelebrazione eucaristica. Un saluto e un grazie a tutti i sacerdoti presenti, a cominciare da Don Ciro Favaro, rettore del santuario del Pettoruto, che mi ospita in questo primo periodo. Un saluto alle suore missionarie del Catechismo, a mio padre, i miei familiari, gli amici. Un saluto particolare a Don Colbert, nuovo parroco di Santa Caterina Albanese Ioggi, e ad una delegazione di fedeli. Per me è un onore e una gioia vivere il mio ministero qui. Da oggi sarò tra voi, fedeli di San Sosto, che saluto e a cui ho voluto bene dal primo istante del mio trasferimento. La città di San Sosto è situata ai piedi del santuario del Pettoruto e la sua storia può essere compresa solo a partire dalla fede cristiana. Ho sentito nel mio cuore questa vocazione a cui intendo dedicarmi con la gioia dei miei anni. È l'entusiasmo ministeriale che parte appunto da questa realtà sociale e religiosa. Intendo, pur con i miei 38 anni, lavorare in profonda comunione con Monsignor Carmelo Perrone, che conosco da quando ero seminarista, e ricordo la sua benevolenza nei miei confronti, il suo sorriso, la sua cultura, la sua saggezza, la sua esperienza. Sono sacerdote da 11 anni, mi rendo conto delle necessità del popolo in ordine alla catechesi, ai sacramenti, alla pastorale familiare, alla pastorale giovanile, alla pastorale degli infermi. La necessità del dialogo con gli operatori pastorali, catechisti, coro, azione cattolica, gruppi di preghiera di San Pio da Pietralcina, gruppo di preghiera della Madonna di Međugorje, nato per volontà di colui che ama definirsi il pellegrino, Monsignor Perrone. Il quale ha voluto fortemente che in questa chiesa matrice fosse collocata la venerata effigie per essere venerata ed imitata, la fedele amata da tutti associazione di volontariato Misericordia. Posso dire che l'amore che porterò a questa comunità e alla sua storia sarà un amore dolcissimo, tenerissimo, rispettoso, totale. Da 10 anni sono docente di religione e questo mi porterà a collaborare con i docenti che lavorano a San Sosto, per assicurare la mia costante presenza che favorirà una nuova primavera dello spirito. Vogliate scusarmi se ho dimenticato qualche gruppo di cui ancora non sono in conoscenza. Certamente saluto con rispettoso ossequio le autorità civili e militari di ogni ordine e grado,
Saluto gli artigiani, i commercianti, i professionisti, i giovani in cerca di occupazione. L'espressione che mi ha sempre colpito in questi 11 anni di ministero sacerdotale e che restano sempre scolpiti nel mio cuore sono state le parole di Gesù: io sto in mezzo a voi come colui che serve, cercando di riconoscere e valorizzare tutti i doni che lo Spirito elargisce nella comunità. Voglio proprio vivere il mio essere sacerdote come Gesù tra la gente, avvicinando e lasciandoci avvicinare da tutti, senza distinzione e senza pregiudizi, comunicando a tutti la parola del Padre suo, incarnando lo stile del buon samaritano, prossimo a tutti, prendendosi di tutti onorevole cura. Tutto questo oserei chiamare fantasia della carità, perché lo Spirito susciti nuove figure ministeriali che cooperino con noi sacerdoti a presentare una Chiesa che, solidale nelle vicende della vita, aiuti ad introdurre alla fede come apertura al trascendente e alle scelte stabili di vita nella sequela di Cristo. Mi affido alle vostre preghiere, a San Giuseppe, alla Beata Vergine Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, a Santa Caterina Vergine Martire, titolare della nostra comunità parrocchiale, che abbiamo festeggiato lo scorso 25 novembre e che è venerata nella mia comunità di origine di Mongrassano, e titolare della parrocchia di Santa Caterina Albanese, da cui provengo, e questa è la terza volta che mi trovo accanto a questa santa, e ciò non può essere un caso, affinché attraverso l'intercessione della Santa Famiglia di Nazareth possa ciascuno di noi amare ed essere amato, e anche la fraternità sacerdotale tra Don Carmelo e me possa essere benedetta e diventare a sua volta esempio di unità, di amicizia e di carità per tutti. Grazie. Bambini, bambini, non voi, via, non voi. Vieni, vieni, vieni.
Non lo so, ma che basta.